Casaleggio. Casaleggio è a Principe. Casaleggio è a Principe. Ciao, dobbiamo andare a fare la banchetta, noi facciamo un'iniziativa popolare, questa è la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare, pensa che parola, iniziativa popolare, bellissimo. Salvini dice che in realtà è inutile, una perdita di tempo. Apri i banchetti, ragazzi, siamo mica scemi, dai. È lui che cerca un alibi, no, non sono i banchetti, cerca un alibi per tornare. Pezzo merda. Sta lavorando? Beppe, una domanda, Renzi, Camusso se ne stanno dicendo? Non è per quelle, non è venuta a salutare gli attivisti. Schiacciamignoli, schiacciamignoli? Intervenite, fate intervenire lo schiacciamignoli. Pronti, metti un autografo. Grazie. Vai, ora fa quello che devo dire. Via. Vai. Bravo, Beppe. È uguale, era uguale, a 5 minuti fa. Ciao, grazie. Ciao. Non dico se è uguale a 5 minuti fa. Purtroppo non vedi che siamo impossibilitati anche di parlare un po'. Chiacchierare. Però creiamo un po' di situazioni così, magari segrete, noi avversori. Dobbiamo vederci come i carbonari di nascosto, senza che la sappia nessuno, e parlare di onestà, ma a bassa voce. Il monarca, quindi andiamo avanti. Giorgio, Giorgio, noi adesso dobbiamo recuperare le firme e portarle in Parlamento. Questa è un'iniziativa popolare interessante. Se portiamo le firme lì e poi vedremo chi è con noi, cioè, o chi è contro l'euro e a favore, che quelli che hanno sempre fatto finta. Quante firme? Attenzione, vediamo tra un paio di giorni. Ha detto Renzi che va dritto, la Camusso che va dritto. Cosa fai? Vai. Potremmo segnarlo se qualcuno da altri partiti dovesse venire nel Movimento 5 Stelle. Ragazzi, vedete voi. Qualche altro partito dovesse riuscire. Avrò sì e no circa una tonnellata. Ma no, il Movimento 5 Stelle è ecumenico. Entra chiunque sia che abbia quelle caratteristiche semplici di incensurabilità, cioè di essere incensurati e di non aver fatto legislature politiche più di due e di non essere iscritto a massoneria o altri aspetti. Quindi chiunque, se vogliono venire, hanno questi requisiti. Ma assolutamente sì, certo. Ma qual è, che domande sono? È scritto? Cioè, le caratteristiche per entrare nel movimento sono molto semplici. Senta, invece vede questa settimana condannano i 4 ottavi per terrorismo. Tu sì, puoi condannato per me. Ragazzi, lo so, scusa, ma è il problema. Ci fermassi un attimo? Noi siamo gli avversivi, lo sai. Noi siamo gli avversivi, te lo so. Andiamo, ragazzi. Facciamo qualcosa come Salvini, dai. Ma non ti fermare, però. Ma poi dite che siamo noi. Salvini ha detto che si mette pure in mutande. Lo aspettiamo. Signor Grillo sul Quirinale. Ma ragazzi, il nostro rapporto non può essere così. Io non mi sono mai defilato alle interviste, ma così non sono interviste. Abbiate pazienza, io non voglio dire, ma insomma. Ci sono altre domande, altre cose da fare, insomma il paese è quello che è, l'avete visto, lo sapete benissimo, venite lì. Voi non fate domande, fate affermazioni con la domanda incorporata e con la risposta incorporata. Su. Siate un pochino gentili, siate gentili, siate gentili, vedremo chi ha bleffato. Avremo numeri tra la gente, avremo. Noi dobbiamo fare un sondaggio di chi vuole uscire o vuole rimanere con la corda al collo. Questo significa questi pochi sprazzi di democrazia, cioè leggi popolari, iniziativa popolare ancora sono le uniche pochissime forme democratiche di far votare i cittadini su certi problemi che li riguardano. Non mi sembra una roba rivoluzionaria, mi sembra una cosa normalissima. È che tutto ciò che è normale, di buon senso e tra virgolette onesto in questo paese è considerata, sono azioni eversive, siamo noi gli eversori.
Ma lo sapete benissimo, dai, lo sapete benissimo come va. Basterebbe che pubblicasse le intercettazioni che hanno fatto, si vede, e continuano a proibire le intercettazioni di senatori inquisiti, poi vanno in televisione a dire che vogliono la legalità e vogliono le leggi anticorruzione. Dai, su. Voi avete chiesto lo scioglimento del comune a Roma? Ma assolutamente, assolutamente. Dai, che arriviamo fino in mare, dai. Fino in mare. La povera ragazza che mi sto martoriando le gambe. Piano, signori, piano. Beppe, come finirà la legge su coprico di interessi? Eh? La legge su coprico di interessi. Ma l'abbiamo già presentata tre volte. E tre volte è stata respinta. Sì. E certo, abbiamo presentato la legge sul falso in bilancio, sull'eliminazione della prescrizione, sul fatto che se uno fa un danno patrimoniale deve essere interdetto perpetuamente ai pubblici uffici. L'abbiamo già presentato. E adesso fanno questa finta. Vieni. Torniamo fra mezz'ora. Come va, ragazze? Bene, bene. Sì, non capisce chi è il nemico vero, forse, non si capisce ancora. Nonostante tutto, la gente non capisce ancora a chi rivolgere, perché sta montando una rabbia che poi non vorrei trovarmi lì in mezzo io, perché poi succede, che quelli bravi, buoni, calmi, gli onesti, quando si incazzano quelli lì, poi diventa un problema. 5 anni fa, c'erano tutti i partiti. Oggi non ce ne sono più, abbiamo capito che sono 2 messi insieme, che c'è una corruzione infiltrata ormai a tutti i livelli, che ormai avevamo ragione, che stavano scomparendo i partiti. E l'antipolitica, che la chiamavano così, l'hanno ripresa adesso. Il nostro Presidente della Repubblica ha detto che gli avversori sono quelli dell'antipolitica, quelli che sparano nel mucchio. Adesso la loro difesa è dire: guardate che voi sparate nel mucchio, ma c'è quello che è per bene, quello lì è per bene. Se è un sistema e sei per bene e rimani dentro quel sistema lì, non sei più per bene. Lo so anch'io che prendi singolarmente le persone, sono persone galantuomini, ma se stanno lì dentro con uno stipendio pubblico, vedendo quello che succede nel loro partito e rimangono lì, non sono più per bene. C'è semplice il discorso, no? Allora, se senti 2 telefonate di 2 malandrini che dicono che Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno distrutto il PD con le elezioni, quando abbiamo preso il 25%, e noi siamo tagliati fuori, se va via il PD siamo tagliati fuori anche noi, sta parlando la 'ndrangheta, sta parlando la mafia. Cioè, cerca anche di capire, ma poi la mafia è negli appalti, nelle certificazioni di notai, di commercialisti, di gente normale, eh? Cioè, tu fermi un carico di rifiuti tossici su un camion, scendi, c'hanno tutte le bolle del chimico, c'hanno le bolle del commercialista, c'hanno tutte le fatture, sono perfette. Allora, questo è un sistema fatto di appalti, subappalti, subappalti, e questi non sono i soldi agli zingari, i soldi agli zingari gliel'hanno dati, lo zingaro era attorno, si evolveva. 32 miliardi di euro gli ha dato la Lega, gli ha dato 32 miliardi alla regione Lazio per gli zingari. Noi siamo dentro dei parametri, il tuo sistema fiscale, che è la politica poi, quello che incamera lo Stato e come li spende, è il sistema fiscale. Se l'hai delegato a una banca centrale a 1000 chilometri, tu sei morto, e noi abbiamo il pareggio in bilancio e non puoi fare investimenti, i comuni hanno i soldi, non possono investire. Ci sono le strade con le buche, i cittadini si incazzano, non ci sono i soldi, non si possono investire, però trovano i soldi per le grandi opere inutili, perché lì vanno avanti le grandi cooperative, le grandi imprese che portano voti, è sempre quel circolo lì. Se noi non incidiamo in quel circolo lì, siamo con tutte le possibilità, siamo morti lo stesso. Ma non è che non ce lo fanno fare, non è che non ce lo fa, io non è che mi sono messo lì per farlo, cioè come faccio? Non possiamo cambiare il mondo da soli se non siamo noi partecipi a un progetto insieme, perché cioè io facevo il comico, tu fai un mestiere, se ognuno fa il proprio mestiere e dice
e aspetta che qualcuno cambi le cose, non cambiano, e per 50 anni non sono cambiate proprio per questo. Però se la gente comincia a comitarti, a dire basta, non ci sto più, oppure nella tua vita, cose semplici si chiedono, non devi fare il rivoluzionario violento, no? Ma la scelta della tua spesa, come ti muovi, come bevi, cioè il tuo territorio, il tuo comune, il tuo quartiere, ce ne saranno cose da fare. Esatto. Ma meglio di te, che dai un aiuto, non lo può fare nessuno. Io anche se vengo qua tutto il giorno, che passeggio di qua, passeggio qua, Belì, poi mi dici che cazzo vuoi qua, Belì, ci vivo io, tu vivi a Sant'Ilario, hai capito? Perché poi il discorso è questo. Allora, ognuno deve prendersi un pochino in carico, devi essere curioso, andare a vedere, informarti un po'. Perché, ma manca quello, ma... perché senza, come ha detto lui, senza questa informazione ti anestetizza, non ce la fai. Se anche Di Maio, che mi hai detto, e vanno, Di Battista, vanno in televisione, li vedi che sono persone diverse dagli altri. Appena finito il loro intervento, si riacchiappano gli stessi il discorso che ha fatto lui, lo rovesciano e tu vai avanti, dopo un po' ti dimentichi di quello che ha detto quello lì. È lo strumento che è così. È lo strumento. Però le televisioni stanno andando a picco, i giornali stanno chiudendo, i rimborsi pubblici, vivono di rimborsi pubblici. Sono i giornalisti, il telegiornale ci raccontano quello che vuole. Andiamo avanti, questa è un'iniziativa di una legge popolare, quindi più democrazia di così, iniziativa popolare, pensa che bello, riceveremo le firme, le porteremo in Parlamento e obbligheremo a discutere il Parlamento di questa legge popolare che ci darà modo di proporre un referendum per uscire dall'euro. E uscire dall'euro si può, nonostante questi gufetti disinformati dicono il contrario, si può, come nel 1989 che ci siamo usciti, siamo entrati a far parte dell'Unione Europea, abbiamo fatto un referendum consultivo come faremo adesso, con la modifica di una legge costituzionale come è stata fatta nel 1989. Quindi venite, firmate e finalmente possiamo esprimere una volta tanto una volontà popolare che sta scomparendo. Vi ripeto, stanno scomparendo perché chiuderanno tutte queste cose. Oggi bastano 50.000 firme per una legge popolare, li porteranno a 500.000, il referendum a 1.000.000, chiuderanno tutte le vie per far dire alle persone esprimere le proprie idee. Quindi vi esorto ad andare a firmare, io ho firmato, avevo i miei documenti a posto, ho il mio schiaccia indici che mi aspetta e vi abbraccio tutti.